Arcivescovo Lauro, perché quest'anno assemblee territoriali e non assemblea diocesana tradizionale? Perché l'obiettivo mio sarebbe quello di superare quella struttura per cui la curia elabora i piani pastorali e andare a vedere la Chiesa che vive nei territori, sapendo che è lì che viene elaborato il futuro della diocesi, al quale le strutture diocesane devono semplicemente offrire un accompagnamento. Ma la pastorale deve nascere nei territori dove la scrive lo Spirito Santo, la concretezza delle persone e la realtà viva della gente che lì vi abita. Come saranno organizzati questi incontri? Saranno momenti dove, dopo un breve spazio di preghiera e di breve riflessione mia, ci sarà un'operazione ascolto dove verranno presentati le realtà vive di quel territorio e subito dopo verrà lanciato un focus dell'anno per quella zona pastorale che la zona pastorale per quest'anno ha già delineato. C'era qualche indicazione concreta rispetto al sogno di comunità che il vescovo ha in mente? Il sogno di comunità che io ho in mente è il sogno di una comunità che non è più una comunità sociologica che si raduna attorno al campanile, ma una comunità, non mi importa di quante persone sia, fatta di uomini e donne che vivono tra di loro la fraternità, che provano a vivere la differenza cristiana del Vangelo. Il futuro della nostra Chiesa non starà nel mantenere lo status quo, ma nel fare un passo in avanti e nell'offrire spazi di vita fraterna autentica con cristiani che vivono gli uni per gli altri, vivono ascoltando il grido della gente e soprattutto il grido dei poveri. E qui mi rifaccio alle parole anche del Papa, vorrei che in futuro la nostra Chiesa venisse trovata più in mezzo ai poveri che non dentro strutture e organizzazioni pastorali.